Bay. We go Green Bay. We go see Packers. We watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown on the horizon. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 31. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao, Matt. Ciao, Sal. Allora, io intanto ero preoccupato, dopo aver fatto la gag della puntata 33-0, di dover fare la 31 con 3-1. Non è stato il caso. Non ci avevo pensato, sinceramente, quindi... No, 4-0 and counting. Esatto. 17-3, vittoria a San Francisco, 3 punti concessi, 8 primi down e 196 yards complessive concesse a San Francisco, complessive di 6 sack e un intercetto a Colin Kaepernick. Quindi io direi grande prestazione da parte della difesa, con un attacco magari un po' più terreno, un Rodgers anche lui un po' più terreno, anche se poi in realtà le magie le ha fatte alcune, tipo il touchdown per Rodgers, Richard, il lancio con la mano sinistra con tutta la città di San Francisco addosso, la corsa di 14 yard che è finita sulla una yard. Beh, è stata una partita un po' strana, che magari non ci si aspettava così, che si sviluppasse in questa maniera. Ricordiamo che venivamo da un Monday night, ok, quindi da una short week, e con trasferta dall'altra parte dell'America, che è sempre una cosa abbastanza sottovalutata nelle preparazioni delle partite, magari da magari noi che non abitiamo in America e non capiamo che è un continente, non è uno stato. Mm-hmm. Okay, quindi c'erano due fusi orari per loro, anche il corpo che ovviamente ne patisce un po', infatti per questo erano partiti venerdì. Sì, solamente il fatto del discorso di aver giocato Monday night e quindi di avere un giorno in meno per preparare la partita già potrebbe essere incisivo nella valutazione. Quindi sì, è vero, è stata una prestazione diversa, un Rodgers umano, ok, però se poi vuoi vedere il rating, è comunque un rating di 99, quindi c'è un rating più che ottimo, insomma, voglio dire, mediamente ottimo, possiamo dire, ok. È una difesa che ha sorpreso e secondo me posso dire partita che dava timore più che altro per il passato, ok? Quella classica partita che squadra con cui non vinci da molto tempo e che devi quindi esorcizzare oltre che battere. Kaepernick che ha sempre fatto il mago contro di noi e probabilmente alla fine non era Kaepernick, come è stato detto da molti, che possedeva Kaepernick, ma forse era Jim Harbaugh, che come ha detto anche settimana scorsa con NGR, forse seguente persona non simpatica ma grande coach. Mm-hmm. Allora sì, infatti la difesa, prestazione spaziale, tra l'altro c'è stato un periodo di aggiustamento, nel senso che nel primo tempo forse abbiamo concesso un po' troppo alla read option e in particolare era semplicemente la lettura del defensive end che magari andava a coprire troppo sul running back anziché coprire l'esterno per Kaepernick. Per esempio io mi ero segnato un paio di volte Neil che aveva chiuso su Carlos Hyde quando in realtà andava a trovare il muro davanti della linea difensiva. Però dopo c'è stato un aggiustamento, nel senso che oltre a coprire meglio l'esterno, il defensive end, che è quello che rimane praticamente libero, non bloccato nella read option, e appunto la lettura del quarterback è proprio quella, a seconda del movimento del defensive end, decidere se dare la palla al running back o tenerla lui. È stata messa, diciamo, meglio, settata meglio la famosa edge, e nel secondo tempo invece ho visto molto più spesso che semplicemente veniva sparato a cannone Clay Matthews su Kaepernick, indipendentemente da quello che succedesse con la palla, per cui non lo so, Kaepernick è riuscito comunque a giostrare, a girare molto le coperture, la pressione su Kaepernick, che infatti non ci ha capito una mazza. Non ci ha capito una mazza, e tra l'altro vorrei dire che, cioè, insomma, è, come si dice, la classica mancanza di confidence, ok, in questo momento di Kaepernick, perché vuol dire probabilmente non era un fenomeno prima e quindi sfruttava il fatto di avere una difesa dominante, una linea difensiva fortissima e qualche arma in più di attacco, ok, in questo momento non le ha e che quindi magari si sente un po' frenato da questo, quindi non era magari un fenomeno prima e non è così scarso magari adesso, però io lo vedo un po' prematuro il fatto di dire che è finito a San Francisco, che devono mettere dentro Gabbert. Alla fine sono state giocate 4 partite quest'anno, ok, quindi
ci andrei un po' più di calma. Il contratto pesante gliel'è andato, anche se pesante tra virgolette, perché comunque mi pare che c'è la possibilità, se lo tagliano, per dirti, non è che ne soffrono più di tanto, ok? Adesso non lo conosco benissimo, però prima di darlo come finito, un attimo, un po' di equilibrio non guasterebbe, secondo me. E a me è piaciuto, oltre dalla difesa, soprattutto il fatto, a parte che finalmente siamo riusciti, soprattutto nel secondo tempo, a fermare questa maledetta read option, il fatto che il loro running back, che comunque è un running back più che discreto, ok, ha corso praticamente niente. Sì. È andata la palla 8 volte, sebbene la partita forse non fosse proprio finita, anzi, cioè, comunque è stata sempre lì nel punteggio, ok, fino a che abbiamo fatto 17-3. Però comunque la palla a Heidel è andata poche volte, e quelle poche volte comunque l'abbiamo fermata. E quindi è una tendenza che comunque nelle ultime 3 partite si è confermata, perché a parte la prima partita che ho su Forte, dove l'abbiamo subito, ok, e degli altri week con Lynch, Charles e Hyde, i running back non ci hanno fatto per niente male. E quindi poi è vero il discorso di aver settato Legge, sì, e ho colgo l'occasione per dire Perry, che finalmente si è segnalato per buone cose, autore mi pare di 2 sec, ok, probabilmente è la prima volta dopo tanti anni che Perry è che è sano, perché sì, degli anni scorsi secondo me l'unica cosa che gli mancava era per il fatto di essere sano e poter esprimere tutto quello che è il suo potenziale. Non parliamo sicuramente di un Hall of Famer, un Reggie White, parlo di un giocatore più che discreto che può contribuire sicuramente, sì, ricordiamo che è nell'anno del contratto, quindi o la va o la spacca per lui, tra l'altro. Sì, la linea difensiva è stata dominante ed è probabilmente la maggiore differenza rispetto alle altre prestazioni contro le corse negli anni passati, nel senso, con una linea che non concede nessun varco centrale. In ogni caso, il running back, quelle poche volte che ha preso la palla, quindi Carlos Hyde, doveva per forza o stamparsi contro il muro che si creava centralmente, oppure cercare di rimbalzare all'esterno, dove trovava appunto la edge settata perfettamente. Certo. Poi, se aveva una profondità, scusami se interrompo, nel ruolo che forse non avevo neanche mai avuto, neanche nel 2010. Mm-hmm. Cioè, a parte BJ e McDaniels, ok, Dalton Jones, Litroy Guyon tornato domenica, Mike Pennell che si sta confermando molto molto bene, e più ovviamente poi tutti gli assai linebacker, i vari Perry, Neal, Peppers, Elliott e all'occorrenza Matthews, ok? Quindi c'è una profondità nel momento, nel ruolo, che forse non abbiamo mai avuto. Sì, e tra l'altro questa cosa qua è fondamentale, uno, perché tieni praticamente tutti freschi, per cui magari, esatto, giocano un po' di snap meno, ma li giocano a tutta. Due, in ogni caso non dai punti di riferimento all'attacco, quindi alla linea offensiva, perché comunque ogni giocatore porta con sé le sue tecniche differenti, il suo approccio differente, per cui comunque non, esatto, dai mai punti di riferimento, così come non dai punti di riferimento se esposti da tutte le parti Matthews, che appunto, come ho scritto in settimana, è uno dei migliori inside linebacker della Lega, è uno dei migliori outside linebacker della Lega, lo puoi mettere da tutte le parti e da tutte le parti fa la differenza. No, assolutamente hai ragione su questo. Infatti volevo arrivare al punto dove l'infortunio di Sam Barrington sembrava avesse costretto Matthews a rimanere ancorato al centro, che invece fortunatamente è uscito questo Nate Palmer, che tra l'altro nelle ultime due partite ha giocato molto molto bene, mm-hmm, ok, unitamente a Nate Palmer abbiamo trovato una gemma, perché al momento possiamo parlare di gemma, che è questo tale Joe Thomas, ok, che era nostro, che è finito la practice squad di Dallas, che noi abbiamo pescato da lì, che entra nelle situazioni di dime e gioca linebacker centrale, ok, quindi permettono a Matthews di spostarsi dall'interno all'esterno e viceversa, quindi se non ho gli attacchi avversari, quarterback non sanno da dove possa arrivare, ed è sicuramente un vantaggio. Sì, poi passando per esempio alla secondaria, vabbè, Shields nelle ultime 2 settimane perlomeno è stato uno shutdown corner, perché non ha concesso neanche una ricezione, anzi l'unico passaggio che ha ricevuto l'ha ricevuto lui su Anquan Boldin, quindi l'intercetto, altrimenti gli è stato lanciato contro, insomma, diciamo 4 volte e 0 completi con l'intercetto. Demaryius Randall ha preso quel completo di 48 yard, mi pare che sia, ma a parte quello non ha concesso niente, anzi... Sì, e comunque anche lì l'aveva difeso bene, comunque sì, è stata una gran giocata di Kaepernick e di Smith, alla fine quella, e sicuramente ci stanno all'interno di una partita quelle che giocate lì, quindi per l'amore di non è che non tiriamogli la croce addosso. No, anzi, poi quel pass break up in end zone ha salvato il touchdown, è stata, esatto, una giocata della Madonna.
Di lui piace il fatto che, appunto, sembra sempre che si dimentichi l'azione precedente quando deve giocare quella successiva. Sia che faccia una grande azione come ha fatto, per esempio, contro Kansas City con quel placcaggio devastante su Jamal Charles, che dopo aver subito la bomba di 50 yard, non gliene frega una mazza, si alza, torna sulla linea di scrimmage e fa l'azione successiva. Diciamo che il ragazzo ha molto potenziale. Poi consideriamo il fatto che lui al college giocava safety, adesso sta giocando cornerback esterno nella nickel, in assenza di Barnett, oppure nella dime. Per cui, insomma, cazzo, se queste sono le premesse. No, no, beh, cavolo, può solo che migliorare, diciamo così. Quindi, cioè, giocava safety perché era il giocatore migliore che aveva Arizona State, non mi ricordo. E quindi l'hanno messo a safety perché poteva essere un playmaker, poteva fare più giocate da quella posizione. Lui è tornato a giocare cornerback e a me piace da morire, sinceramente. Poi domenica ha giocato un po' anche Rollins, ha fatto un paio di belle giocate anche Rollins, ok? E poi, cioè, stiamo dimenticando quello che è stato il fenomeno partita del training camp, la Darius Gunter, ok? Che non ho, mi pare non abbiamo ancora visto il campo, però comunque, cioè, durante il training camp si parla proprio di nuovo fenomeno, ok? Quindi nel ruolo al momento siamo ben coperti. Casey Hayward sta facendo il suo, secondo me non sta facendo cose trascendentali, e se va avanti così va sicuramente bene, perché comunque non sta facendo neanche cagate, detta proprio in maniera letterale. Però neanche sta facendo qualcosa in più per meritarsi il contratto dell'anno prossimo, ecco. Sì, Quindi anche non. perché diciamo che il fatto che vada all'interno dello slot, nei sub package, non è che deponga proprio a suo favore. No, perché comunque lì abbiamo comunque la corrente, c'è Mike Hyde e comunque ce ne sono altri. Dimentichiamo che anche domenica abbiamo giocato senza Marco Barnett, abbiamo giocato tre delle quattro partite senza Marco Barnett, ed è sicuramente uno dei playmaker della nostra difesa. A me è piaciuto moltissimo per dire anche Clinton Dix, ma la Sì. difesa domenica è difficile trovare uno che non, per cui avere parole negative su qualche giocatore della difesa, ecco. Sì, infatti io volevo solo ricapitolare rapidamente i dati di questa difesa dopo 4 partite. Perché è la quinta difesa per quanto riguarda total defense, quindi yards concesse a partita, quindi quinti con 312 yards per partita. Terza per quanto riguarda i punti subiti, 17,8, quindi terza vuol dire che è buono, che ne ha concessi pochi. E nel 2010 eravamo quinti in total defense, come quest'anno, e secondi in scoring defense. Quest'anno siamo terzi. La butto lì, basta. Vabbè, ok. Comunque, 17 sack in 4 partite, secondo nella Lega, tra l'altro a pari merito con i Rams, 13 nelle ultime due, 7 contro Kansas City e 6 contro San Francisco. Per cui io direi che la base è abbastanza buona. No, Poi, considerando che deve rientrare anche Barnett e che i rookie possono sicuramente crescere, diciamo che ci sarà da divertirsi se queste sono le premesse, ok? esatto. E passando all'attacco, Sì, liquidiamo gli special team perché posso dire che sono stati perfetti, a parte l'errore di Crosby, ma un errore ogni 3 anni lo si può concedere anche lui, sì, insomma. tra l'altro, se proprio si potrebbe dire che Se se poteva non sbagliare, avesse, meglio che aveva sbagliato domenica, sì, e insomma, anche se non poteva. avesse preso i sack l'attacco nell'azione precedente, avrebbe avuto un field goal di 15 yard più corto e Esatto. l'avrebbe messo dentro. Esatto, quindi a parte questo, special team molto molto bene, dell'attacco dimmi te qualcosa. Allora, dell'attacco, allora io mi sono riguardato giusto oggi perché io la partita la riguardo a pezzi, cioè tipo da martedì e mercoledì guardo, che ne so, prima solo gli special team, poi solo la difesa, poi solo l'attacco, per dire, perché sono un nerd di merda. Ah, ecco, infatti, volevo E dirtelo io. però intanto il piano difensivo di San Francisco, per quanto mi riguarda, era molto intelligente perché non solo hanno tenuto per la maggior parte del tempo due safety profonde, che vabbè, nel secondo tempo ha aperto lo spazio per le corse, però nel primo tempo ci ha limitato, ma soprattutto i due outside linebacker, o meglio, i due defensive end, e non si facevano portare all'esterno, che ne so, dal Barkley di turno per creare poi un corridoio per uscire dalla tasca a Rodgers, bensì, dopo aver fatto la loro rush, un po' si fermavano in modo tale da contenere Rodgers dentro la tasca. E questa è una cosa intelligente che probabilmente non ha pensato a fare nessuno precedentemente, perché ha costretto Rodgers appunto a non uscire in scramble, che è la cosa che lo rende superiore a tutti gli altri quarterback della Lega. Questo appunto, quindi le magie gli sono venute un po' di meno, anche per questo. Poi potremmo dire che per esempio
A parte il primo drive del primo tempo, il primo drive del secondo tempo che sono finiti in touchdown, per il resto c'è stato un po' di, intanto, troppe holding che obiettivamente Sì, ti ne ammazzano i drive. ha fatte due anche Sitton, di cui una per salvare probabilmente Rodgers, del tutto inusuale. Infatti, a parte i defensive end, domenica abbiamo sofferto molto più rispetto al solito anche nella parte centrale della linea, che è una cosa abbastanza strana, perché insomma il terzetto Lang, Linsley, Sitton ci ha abituato bene, insomma. Però vediamo se devono avere una partita, no, meglio domenica scorsa che domenica prossima, visto che si dovremo Esatto. affrontare, esatto. E a parte le holding, diciamo, vabbè, Barkley non è stato propriamente, insomma, al top No, del. però non capisco neanche perché l'offensive coordinator, chi chiamasse no, scusate, l'offensive coordinator, chi chiama i giochi, cioè Aaron Rodgers, ok, non gli abbia dato una mano, Ormai non proprio abbia. sei andato all-in con questa cosa. Sì, dai, voglio dire, cioè, Tom Coughlin sicuramente si consulterà, però voglio dire, secondo me Rodgers ha piena libertà dopo nel chiamare i giochi, ok? Magari Clements mette la formazione e dopo lui ha la possibilità di chiamare quello che vuole, ok? Però non capisco perché non abbiano mai dato una mano a Barkley, visto che veniva mangiato praticamente da Lynch, che tra l'altro è un rookie, mi pare. Okay? Io rispetto al solito, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ho visto, a parte finalmente abbiamo provato ad andare nel profondo, nel primo gioco della partita verso Montgomery, che è una palla sì che poteva prendere, però non era neanche facile da prendere. Ok? Ho visto, non abbiamo giocato quei giochi dove quei passaggi corti dove gli altri due ricevitori vanno a bloccare e l'altro puntiamo sulle yard after catch. E secondo me è un po' per nascondere magari quello che faremo domenica prossima, è un po' perché gli arbitri avevano cominciato a chiamarci delle pass interference offensive. Ecco, per esempio, ho notato che nel primo drive invece hanno fatto quello schema lì, soltanto che in pratica c'erano due ricevitori esterni che penso che fossero Cobb e da quella parte, quindi c'era Montgomery, e c'era Starks nel backfield, è andato in motion all'esterno e ha fatto il movimento che faceva la settimana scorsa Cobb per fare i suoi touchdown, quindi andando verso l'esterno. Questo ha praticamente portato il linebacker che era su di lui a riconoscere, pensando che fosse quel gioco, quella giocata lì, per cui lui è andato all'esterno e questo ha liberato invece Cobb, che è andato in mezzo al campo a occupare lo spazio lasciato vuoto dal linebacker per il completo, mi pare poi 17-18 yard. Ah, Per cui diciamo che ok. hanno cambiato quel gioco lì per liberare lo spazio, quindi sapendo che le difese hanno studiato quel gioco, Può lo benissimo hanno essere. usato al contrario, insomma. Esatto. Abbiamo corso forse poco, come hai detto te, nei primi due quarti. Sì. Poi se vai a vedere le statistiche di Lacy, mi pare che recitino tipo 13, yard, 13 corse per 90 yard più o meno. Io non mi ricordo di averle viste tutte quelle yard, Di ma forse l'ha fatto cui alla due più o fine. meno su 2 per 30 yard le fatte su quarto down quando abbiamo Sì, giocato. esatto. A parte quello, infatti, a Ecco, parte questo, ad cioè. esempio, io che sono sempre un nerd, avevo considerato anche un'altra cosa, sempre nel primo drive, in pratica era un terzo e 12, comunque a un certo punto Rodgers urla all out, per cui allo snap tutti i ricevitori che erano 4 fuori, poi c'era Lacy nel backfield, vanno dritti per dritti per cercare, probabilmente si sarebbero girati dopo nel raggiungimento del primo down. In pratica la difesa, dopo aver sentito questo, ha mandato il blitz e Rodgers probabilmente non se l'aspettava, comunque non aveva nessun ricevitore libero perché stavano andando tutti dritti sul profondo, per cui è stato seccato. Poi ovviamente il drive è andato avanti perché c'era quella penalità su Cobb che ha fatto andare avanti il drive ed è finito poi nel touchdown di Richard Rodgers. Non lo so, questa qui era una cosa che mi è venuta in mente, ho voluto dire perché basta, l'ho vista da Ah, poco, per cui ecco, a non me c'entra niente. piacerebbe una cosa, piacerebbe vedere Rodgers magari buttare via la palla un po' prima volta per evitare qualche mazzata, ok? Però vabbè, lo diciamo da anni, non lo fa, ok? Quindi ormai ci conviviamo con le nostre paure, Per ok? non parlare di quanto mi sono cagato addosso quando ho fatto la corsa di 17 yard. Lasciamo perdere, ok? Mi piacerebbe vedere magari Rodgers cercare di insistere magari certe volte un po' di più anche su Montgomery, che comunque è un rookie e sta crescendo, per non parlare di
Jeff Janis, che non ha mai cercato neanche domenica, e parlavano qualcun altro che era a San Francisco, che c'è stata una giocata dove Janis praticamente era da solo in mezzo al campo libero e Rodgers non l'ha nemmeno guardato. C'è questa tendenza di Rodgers a non fidarsi, diciamo, delle persone di cui non ha l'assoluta fiducia. Però se neanche cominci a fidarti, mai non ci comincerai mai. Sì, praticamente è come so. Quelli che per assumerti ti chiedono l'esperienza, ma se non ti assumono non ti fanno fare esperienza. Bravissimo, l'hai detto meglio te. Giusto per dare il pelo nell'uovo in quello che è un semidio, insomma, vuol dire, ovviamente, non stiamo mica contestando Aaron Rodgers, assolutamente. Però, visto che comunque ti manca Jordan Nelson, o comunque sai che ti manca, hai Cobb che comunque sta giocando, diciamo, non da infortunato, ma sicuramente non è al 100%. James Jones sta facendo i miracoli, però abbiamo visto che comunque ha perso un passo rispetto a un paio d'anni fa, ok? E qualcosa devi cercare di farla, perché comunque fai la Lega, dove comunque se non ti evolvi, le difese prendono le misure, e la domenica successiva è sicuramente più difficile della domenica precedente. Detto questo, Adesso abbiamo in ogni caso in più un Brad Harris che in teoria piace molto a Rodgers, e magari quando entrerà in campo, dato che domenica scorsa non è entrato neanche per uno snap, verrà anche servito, chissà. Speriamo. Sì, e infatti passando oltre, perché secondo me abbiamo detto abbastanza su certo, scorsa, sì, assolutamente sì. Oggi ci sarà il primo allenamento della settimana, intanto, e sapremo magari se c'è qualcuno di infortunato di nuovo, speriamo di no. Io spero più che altro che rientri qualcuno, per esempio Adams, chissà, magari anche Bulaga che possa cominciare a lavorare. Secondo me è difficile vederli prima dopo il bye, secondo me, perché così hanno la possibilità di riposarsi e di tornare al 100%, se non al 100%, vicino al 100%. Sì. E intanto Gaston, che era stato rilasciato per fare posto nei 53 ad Abrederi, si è stato firmato in practice squad, quindi io sono contento, te anche, immagino. Sì. E dopodiché noi potremo passare a parlare della partita di domenica al Lambeau Field contro i St. Louis Rams, perché abbiamo un grande ospite che è Massimo Foglio, il capo, il creatore, l'anima di Rams Italia, che è in collegamento con noi. Chi meglio di lui, insomma. Anzi, ti fermo un secondo prima di salutare Massimo. Spero che vi piaccia questa nostra iniziativa di invitare i tifosi esperti delle altre squadre, così per fare una chiacchierata insieme. Deve essere fatta per la prima partita contro Chicago, ma recupereremo sicuramente per la prima della partita del Thanksgiving. Per la partita contro Seattle non abbiamo trovato nessuno, perché non c'è nessun tifoso di Seattle che è più di 2 anni, quindi non vedo, un po' difficile, mentre contro San Francisco abbiamo avuto il mitico NGR, quindi adesso con questa presentazione di Massimo non lo so cosa dirà, adesso vediamo. Ok, allora, ciao Massimo, grazie per essere qui. Ciao, grazie a voi. Allora, io vorrei iniziare intanto chiedendoti quello che di solito chiediamo agli altri tifosi, o comunque ai tifosi dei Packers con cui parliamo, cioè come mai sei tifoso dei Rams? Quando sei diventato tifoso? Come mai? Cosa ti ha preso di questa squadra? Ma la ragione è molto semplice. Io ho cominciato a giocare a football qui in Italia nel 1980 nei Tori di Torino, e erano una delle 4 squadre della LIF di Bruno Benek, che ebbe come regalo, diciamo, dalla National Football League le divise delle squadre. Ecco, la mia squadra ebbe come regalo la divisa dei Los Angeles Rams, allora Los Angeles Rams, quella, diciamo, vecchio stile, gialla e blu, non blu e oro. Come colori di Torino, quindi, vero, mi pare? Colori di Torino, ovviamente. E quindi, avendo indossato quella maglia, mi è stato così naturale cominciare a tifare per i Rams. È bello, però. E tra l'altro penso che quella maglia sia tuttora migliore di quella attuale, tra l'altro usate ancora come throwback, se non sbaglio. Decisamente, a me piacerebbe vederli giocare in throwback tutte le settimane. Ecco, vederli giocare con quella tutte le settimane, e magari Los Angeles, quindi. Sì, Los Angeles, probabilmente sarà così, Io, già dal prossimo anno? Può darsi, anche se credo che ormai stiamo andando un po' troppo avanti col tempo per le decisioni effettive. Però diciamo che teoricamente
potrebbe esserci tempo fino a gennaio per avere l'annuncio definitivo. Tra l'altro però è in corso in queste ore il meeting degli owner, se non sbaglio, per cui magari arriverà qualcosa di nuovo anche da lì. Sì, è in corso, forse è già anche finito o sta per finire. So che ho letto in questi giorni che Stan Kroenke stava cercando una partnership con i Chargers per dividere, diciamo, l'area dello stadio dove vorrebbe costruire lui lo stadio a Carson. A Inglewood, non a Carson. E quindi diciamo che i colloqui sono già abbastanza avanzati, quindi sembrerebbe già, non dico una decisione presa, ma abbastanza definitiva. Sì, anche perché penso, e mi pare che a Inglewood, tra l'altro, abbiano già votato a favore gli eventuali lavori che devono essere fatti, visto che c'era stato fatti delle riunioni delle città, perché ovviamente Inglewood è una città all'interno di Los Angeles. Sì, quindi hanno già approvato e c'era il progetto, mi pare, di creare, esatto, una specie di cittadella. Ok, esatto. Quindi sì, Inglewood dove c'è, scusami, il vecchio forum dove giocano i Lakers, ok, Lakers, che ormai, esatto. E soprattutto il punto forte di questo progetto era, che era stato approvato appunto anche da Inglewood, era che c'erano pochissimi fondi pubblici e tantissimi fondi privati, per cui alla comunità costava quasi zero. Vicinissimo all'aeroporto, quindi eventualmente è anche facile da arrivare. Anche se qualcuno ha detto che, essendo vicino all'aeroporto, potrebbe essere un bersaglio per i terroristi. Vabbè, anche questa è America, eh? Sì, no, infatti. Quindi... Ecco, questo è uno dei motivi per cui, secondo me, l'NFL al di fuori dell'America non ha senso, per dirti. Si parla tanto del trasferimento a Londra, che io non te lo dicevo prima, andrebbe a snaturare quello che è, secondo me, lo sport americano, ok? Quindi, fino a che si tratta di una partita, due partite, tre partite all'anno, va bene, ok? Di esportare il prodotto, di vendere, di far più soldi, ma il portare una franchigia in un altro continente non la vedo proprio una cosa... Certo. Ma comunque chiunque abbia assistito a una partita negli Stati Uniti e a una partita a Londra si rende conto dell'enorme differenza che c'è comunque tra le due partite, cioè tra i due eventi, sono due cose completamente diverse, nonostante siano due belle esperienze da fare in entrambi i casi, ecco, però sono due cose diverse. Uno è il football e l'altro è il football in Europa. Ecco. Allora, passando all'attualità, ti confessiamo che noi siamo abbastanza preoccupati per la partita di domenica. Allora, voi siete 2-2, avete vinto due partite abbastanza complicate, insomma, in division, contro Seahawks e Cardinals domenica scorsa. E domenica, tra l'altro, a Glendale c'è stato anche il coming out party di Todd Gurley con 149 yard, mi pare, insomma, comunque un buon numero. E noi siamo preoccupati soprattutto dal vostro front seven, in particolare della linea difensiva. E... non lo so, come ci puoi descrivere la tua squadra? Io ogni tanto, per prendere anche per il culo mio fratello, che è tifoso dei Rams, dico che siete un po' bipolari, nel senso che magari fate la prestazione come quella contro i Seahawks o come quella contro i Cardinals, e poi perdete a Washington una partita che magari, insomma, ci si aspettava che vinceste. Come descriveresti tu i Rams? No, bipolari direi che è la parola giusta. A me piace usare diciamo l'esempio del dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? Una settimana c'è una squadra e la settimana dopo mandano i loro fratelli scarsi e la settimana dopo tornano di nuovo quelli forti e riescono a vincere partite impensabili. E se posso fare una battuta, fate bene essere preoccupati, perché siete molto più forti dei Rams, e visto che appunto le squadre più forti le abbiamo battute... Però adesso, al di là della battuta, i Rams appunto sono una squadra imprevedibile perché, nonostante una costante che è la difesa, tu citavi prima il front seven, soprattutto la linea di difesa, perché i linebacker poi
parleremo anche dell'infortunio di Ogletree. Soprattutto la linea di difesa, dicevo, è penso una delle più dominanti della Lega in questo momento. Quello che fa la differenza è l'attacco, fa la differenza in negativo, perché finora in positivo non l'ho vista fare, ho visto fare soltanto in negativo, cioè distruggere tutto quello che la difesa costruiva, vedi contro Washington, no? Contro, ma anche contro Seattle, che a momenti perdeva la partita per avanti di 14 punti, si sono fatti, cioè 10 punti si sono fatti recuperare in poco più di un minuto con un fumble. Di rimonte subito da Seattle forse possiamo parlare anche noi, meglio che sì. Però diciamo che è una squadra che può contare appunto su una grossa difesa, con la linea di difesa che la fa da padrone, il pacchetto dei linebacker che ogni tanto è così così, e un reparto arretrato di defensive back che alterna prestazioni splendide come l'intercetto con il casco di Jarnolis Jenkins di domenica, a prestazioni inguardabili come sempre di Jarnolis Jenkins un paio di drive prima con quell'interferenza assurda che ha messo poi la palla d'Arizona sulla una yard. Poi fortunatamente è arrivato solo un field goal, però Jenkins è esattamente il perfetto esempio di questo reparto arretrato che ti fa la giocata del secolo e subito dopo si prende 50 yard in faccia. Ecco, per esempio, secondo te Jeff Fisher, che anche lui è abbastanza imprevedibile come coach, quindi diciamo che magari si mischia bene insomma all'ambiente di St. Louis, come cercherà di mettere in difficoltà Rodgers e l'attacco dei Packers? Nel senso, ultimamente abbiamo visto che per mettere in difficoltà i Packers bisogna avere una linea difensiva, comunque un front seven forte che riesca a creare pressione senza la necessità di far scendere una safety e tenere due safety profonde per coprire meglio sui passaggi. Sarà questo? Poi io in realtà ho visto che contro i Cardinals, correggimi se sbaglio, in realtà c'erano anche blitz che arrivavano dalle safety, dai cornerback, mi sbaglio? No, non sbagli, ma diciamo che c'è una particolarità nella difesa dei Rams che si chiama Mark Barron. Mark Barron è una safety un po' atipica e viene utilizzato sia come safety pura, ma viene utilizzato spesso come linebacker aggiunto e spesso e volentieri viene mandato dentro in blitz. Quindi questo permette di avere sempre la doppia safety in copertura profonde, ma di avere un terzo giocatore che è abile sia nella copertura di passaggio nel caso ce ne fosse bisogno, sia nel fermare il gioco di corsa e sia nel blizzare e nel mettere pressione al quarterback aiutando la linea di difesa. E questo secondo me sarà una particolare interessante di cui tener conto nella partita domenica, vedere come e quanto sarà utilizzato Barron in difesa, soprattutto perché adesso con l'infortunio a cui accennavo prima di Alec Ogletree siamo un po' corti a linebacker e quindi probabilmente Barron troverà un pochettino più di spazio. Ecco, io per esempio guardando sempre la partita contro Arizona ho detto, cavolo, in difesa sono forti eccetera, però sono molto irruenti, secondo me Rodgers li farà saltare diverse volte con il suo hard count. Sei d'accordo? Sì, beh, sono molto propensi all'offside, questo è sicuro. E poi soprattutto bisognerà capire come reagiranno al no huddle offense di Rodgers, che è un maestro. Quando vede sostituzioni in difesa si mette subito giù in linea e cerca di non dare tempo agli avversari, alla difesa avversaria di aggiustarsi, reagire eccetera. Quindi sarà interessante vedere come reagirà la difesa a un Rodgers che
è già bravo nel lanciare, è bravissimo a fare anche tante altre cose. Speriamo che trovi la giornata storta. Ecco, ecco, no. Perdonami, perdonami. Voi avete detto che sicuramente avete una delle linee difensive più dominanti dell'intera NFL. Okay? Già l'anno scorso ce l'avevate. Come mai voi siete andati a prendere Nick Ferley, che comunque è un giocatore più che discreto, magari con qualche problema caratteriale, che è lasciato andare forse per questo da Detroit, e non avete magari impegnato quei soldi nel prendere, che ne so, un cornerback o qualcuno in attacco, ecco, o qualcuno in linea di offensiva dove magari siete un po' più deficitari? Ma io credo che sia sempre una questione di occasioni che si presentano. La stessa domanda era stata fatta l'altro anno quando era stato scelto Aaron Donald al draft, una linea di difesa che aveva comunque già messo insieme degli ottimi numeri, diciamo, tra virgolette, sprecare una scelta al draft così alta per un giocatore pur forte come Donald sembrava un po' un azzardo. Poi invece si è rivelata una mossa assolutamente vincente, perché ha aggiunto un giocatore di assoluto livello. Quindi probabilmente c'è stata l'occasione di mettere sotto contratto Nick Ferley e Fisher non si è lasciata scappare. Sicuramente, diciamo, è stato un po' tralasciato il reparto offensivo, che forse aveva un po' più bisogno di avere un po' di talento in più. Però, appunto, come dicevo, Fisher mi sembra, Fisher e Snead, anche il general manager, mi sembrano sempre molto propensi a cogliere l'occasione quando si presenta, indipendentemente dal fatto che possa servire immediatamente o meno il giocatore. Quindi fondamentalmente in linea di difesa avete 5 ex prime scelte del draft, non penso che ci siano altre squadre che le abbiano. Passando all'attacco invece, io intanto ho visto nell'ultima partita un Nick Foles abbastanza preciso, mi è piaciuto molto, mi sono piaciuti alcuni suoi lanci, eccetera. Mi chiedevo però, per quanto riguarda il running game, nel senso, nelle prime tre partite avevate fatto poco e niente, soprattutto a Washington, se non sbaglio. E poi in realtà neanche nei primi tre quarti contro i Cardinals avete fatto molto, e a livello di blocchi, quindi della linea nel running game. Quindi nel running game siete la squadra del quarto quarto contro Arizona o quella delle altre volte? Beh, secondo me, ovviamente spero di sbagliarmi, siamo quella delle altre volte. Il quarto quarto con Arizona è un po' drogato, diciamo, da quelle due o tre corse molto lunghe di Todd Gurley. In effetti, tolte le due o tre corse lunghe che ha fatto, i suoi totali, pur rispettabili, sono a livelli più normali, diciamo. Non so esattamente che cosa abbia provocato questo cambiamento nell'ultimo quarto, non ho ancora guardato la partita con Arizona per vedere se ci sono dei motivi particolari. Quello che ho notato però è che avendo un Tevon Austin così in palla domenica, la difesa ha dovuto comunque rispettare la sua presenza in campo, e quindi questo potrebbe aver aperto qualche possibilità in più per il running game. Poi comunque Todd Gurley è un giocatore che è di un livello superiore rispetto a tutti gli altri running back che avevamo e che abbiamo a roster, quindi se lui ha mezza occasione riesce a sfruttarla, e da questo punto di vista non può che migliorare, visto che è soltanto alla sua seconda partita prima da titolare, soltanto alla sua seconda partita dopo l'infortunio. E ho visto che una gran velocità nel girare l'angolo, per esempio mi pare sull'ultima corsa, quella su cui poi si è fermato in campo per non fermare il cronometro, ha girato l'angolo sulla sideline di sinistra in maniera impressionante, con una velocità pazzesca, per cui insomma, speriamo non lo faccia domenica. Ma per quanto riguarda, diciamo che questo lascia anche ben scusami se ti interrompo, sì, lascia anche ben sperare per il pieno recupero del suo ginocchio, perché mm-hmm. insomma
con un ginocchio non in perfette condizioni, quei tagli lì non riesce a farli. Sì. E mi incuriosiva infatti anche il modo in cui utilizzate Tevon Austin, che hai citato prima. Nel senso, voi lo usate anche a partire dal backfield, lo muovete avanti e indietro in motion, magari le reverse non le disdegnate. Probabilmente, oddio, noi siamo un po' abituati a vederlo, magari la difesa è abituata a vederlo in allenamento per quanto riguarda Cobb, che viene usato anche lui un po' su tutto il fronte. Ma ho visto che effettivamente può essere una spina nel fianco perché non si sa mai da dove arriva e cosa farà. No, infatti, diciamo che da quando è stato draftato che stiamo aspettando di vedere questi mirabolanti giochi fatti appositamente per Tevon Austin, che fino all'altro anno il nostro offensive coordinator ci prometteva e non vedevamo mai. Quest'anno devo dire che con Signetti come coordinatore offensivo, le cose sono migliorate nettamente, soprattutto nell'utilizzo dei giocatori. E chi ha avuto maggior beneficio da questa cosa è proprio Tevon Austin, che finalmente viene messo nelle condizioni di utilizzare la sua esplosività, la sua agilità, e non solo nei ritorni di punt. Tra l'altro domenica ha fatto anche un paio di ricezioni, quella del secondo touchdown non era assolutamente facile, soprattutto per un ricevitore piccolo come lui, quindi finalmente si comincia a vedere come si può utilizzare Austin non solo per i giochi trucco, ma anche per diciamo, degli schemi più tradizionali, convenzionali. Ecco, voi siete da anni, in maniera un po' più generale, che dovete esplodere, dovrebbe essere il vostro anno, venite indicati come la squadra che potrebbe essere la sorpresa. Ormai Jeff Fisher è già qualche anno che è da voi, non mi ricordo, forse sono 3-4 anni sicuramente, mi pare che ci sia. Ecco, c'è stata quella mega trade che avete fatto con Washington, ok, quindi siete una squadra giovane, però comunque ci sono giocatori che cominciano ad essere al terzo o quarto anno. Io è da anni che vi aspetto e vi aspetto a fare quel salto di qualità che però, cioè, delle prime quattro partite di quest'anno non si vede, perché poi andate a vincere una partita contro Seattle segnando 34 punti, okay, e prendendo le 21 da Seattle che ne fa 13, vabbè, che ovviamente sono discorsi numerici che non stanno in cielo né in terra, però per fare un esempio, vincete una partita facendo 34 punti contro Seattle dove magari dovreste farne pochi e prenderne meno perché la vostra difesa è molto forte. E poi fate una partita con i Steelers dove fate 4-3-2 field goal per dirti, e perdete una partita senza neanche un touchdown. Comincia a essere in discussione Fisher, o c'è ancora tutta la fiducia, o si spera che le cose vadano meglio, o cominciate a magari esplodere proprio da domenica, e quindi. Ovviamente cominciamo a esplodere la domenica. No, effettivamente hai ragione tu. Noi sono 4 anni che dobbiamo esplodere, invece di esplodere scoppiamo sempre. Quindi la fiducia in Fisher comincia un po' a vacillare, in effetti, ma già anche l'altro anno c'erano un po' di persone che speravano che non gli venisse rinnovato il contratto, che era triennale, poi gli è stato prolungato. Anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, siamo la squadra più giovane dell'NFL, e questo diciamo che concorre a rendere sempre più difficile fare il salto di qualità, perché è vero che abbiamo giocatori del terzo e quarto anno, però continuiamo a prendere giocatori giovani e manca un po' quell'esperienza necessaria. I due giocatori più anziani sono Chris Long e James Laurinaitis, che sono 2009, 2010, 2008 e 2009, mi sembra. Quindi Cioè, ovvio sono che. questi due che hanno più di 5 anni di esperienza, ecco. No, cioè, certo che ovvio che se Bradford non si fa male le 50 volte che si è fatto male e mantiene le promesse che si erano viste all'inizio, il discorso è tutto un altro, ovviamente. Quello Però. sicuro. Per esempio, trade false Bradford, tu eri d'accordo? Come vedi false? Ti piace o non ti piace? Ma io ero d'accordo dal punto di vista
diciamo così, pratico, nel senso che non vedevo un grande futuro ormai a St. Louis per Bradford. Non vedevo un grande futuro non perché non lo reputi un buon quarterback, ma perché ormai mi sembrava che anche l'ambiente non fosse più l'ideale. Cioè, ormai si aspettavano praticamente tutti il momento in cui si sarebbe fatto male, perché nei 4 anni che è stato a St. Louis ha dimostrato di avere purtroppo un fisico molto fragile. E da questo punto di vista ero d'accordo alla trade, perché comunque un cambio di ambiente a lui poteva fare solo che bene, e a noi poteva essere il, diciamo, un punto di ripartenza. Su quello su cui sono stato un po' d'accordo è stato sulla scelta di Fox. A me non piace particolarmente come quarterback, non piaceva già quando era a Philadelphia, e diciamo che in questo inizio di campionato non mi ha proprio esaltato, però ha sicuramente una cosa molto positiva rispetto a Bradford, che è un vero leader. Una delle battute che si sono sentite più spesso in questi giorni, in queste settimane, è che quando l'attacco usciva dal campo, magari, che ne so, per un intercetto o per un turnover o anche semplicemente per un punt, si vedeva spesso Foles andare a esortarli, concitarli, insomma a comportarsi come ci si aspetterebbe da un leader. Gli anni scorsi invece si vedeva Bradford con lo sguardo un po' stralunato sedersi sulla panchina e guardare quei bellissimi album fotografici che gli arrivano dall'upper deck senza parlare con nessuno, e questo secondo me è sempre stato un po' il suo limite caratteriale, non è mai riuscito a imporsi come leader nella squadra. Ecco, mi viene in mente un po' Cutler allora in questo senso, sinceramente. Sì, può darsi che si assomiglino. Matte, se tu non hai niente da aggiungere... No, anche perché tu mi hai rubato la domanda, volevo chiedergli dei Rams a Los Angeles, quindi l'ho fatta all'inizio. Quindi no, in realtà è stato già più che esauriente. Insomma, io ovviamente, massimo, quindi... adesso però gli chiedo il pronostico, perché noi facciamo il pronostico con vittoria, sconfitta e punteggio, poi ovviamente lo sbagliamo sempre, però... Ma io guarda... Per abitudine, anche nei vari fantasy che faccio, e infatti li perdo sempre tutti, non do mai Rams sconfitti. Quindi anche per questa volta il mio pronostico è Rams vincenti, anche se magari mettiamo anche solo 3 punti, dai. Punteggio basso, però. Sono d'accordo con te sul punteggio basso, io sinceramente. Anche se si gioca al Lambo, ecco, quindi... Nel Lambo abbiamo dimostrato di riuscire a mettere punti un po' con tutti, però magari effettivamente la vostra, più che il front seven, la vostra linea difensiva fa molta molta paura, più che altro se i nostri tackle continuano a giocare come hanno giocato in questo inizio di campionato, però sembra che torni Bulaga, c'è una possibilità, quindi speriamo. Dipende. A me invece preoccupa molto più che Rodgers. A me preoccupa molto Andy Lacy. Vi dico anche subito perché se l'offensive coordinator guarda i filmati contro Washington, potrebbe scoprire una bella, diciamo, un bel buco della linea difensiva, soprattutto dalla parte di Aaron Donald, perché spesso e volentieri se vi capita di riguardare la partita dei Rams contro i Redskins, spesso e volentieri i running back dei Redskins sfruttavano l'estrema aggressività di Rodgers, che spingeva il suo diretto avversario molto all'interno nel backfield offensivo, e praticamente lo sfruttava come blocco, gli passava dietro e si faceva guadagnare 10-15 yard. E avere un Eddie Lacy che riesce a sfruttare un blocco del genere mi preoccupa abbastanza. Noi lo speriamo, ovviamente. Quindi, ecco, facciamo una domanda più in generale, più sui Packers, ok? Come vedi te i Packers da esterno, ovviamente, e
cosa più pensi possono fare in questa stagione, insomma, direi che ormai. Ma io ho visto questo inizio di stagione e penso che Green Bay sia l'unica solida alternativa ai Patriots dall'altra parte. Quindi io li vedo, toccatevi Sì, pure. io sono già. Io li vedo arrivare fino in fondo e spero anche di più. Cosa in Ecco, dici realtà quello che ci non. dicevi prima su cosa guardi quando non ci sono i Rams, così insomma. Sì, sono i Rams, io guardo i Packers che sono la seconda squadra preferita. Ecco, ti sei fatto un sacco di amici nel gruppo dei Packers direttamente. Magari ne perdi un po' se poi ci battete domenica, però. Dai, va bene, grazie mille Massimo della disponibilità, del tempo Grazie che ci hai concesso. a voi. Però aspetta, volevo chiederti almeno cosa pensi invece della stagione dei Rams. Hai fatto i playoff Ah, quest'anno? ok. Mo, secondo me no. Secondo me no. Secondo me riusciamo forse ad avere una stagione vincente finalmente, ma non abbastanza per fare il playoff. E quindi chi le vince la division per Arizona, nonostante tutto Arizona. Perché contro di noi hanno giocato una partita bruttina, te? E hanno perso però di due. sono uno squadrone. E Seattle, visto che eravamo in discorso, come lo devi? Seattle la vedo un po' meglio da quando è rientrato Chancellor, nonostante tutto era il perno mancante nella difesa nelle prime giornate. Però mi sembra che abbiano perso qualche cosa rispetto agli scorsi 2 anni. Poi adesso con questo infortunio di Lynch potrebbe essere un grosso problema. Non li vedo rivincere la divisione. Poi, finché non si ricordano di avere Graham a roster, insomma, meglio per tutti gli avversari, dai. Ah, beh, sì, c'è sicuro, sicuro. Se ne dimentichi, non saremo certo noi a ricordarglielo. Assolutamente. Va bene. Ti ringraziamo immensamente di essere stato con noi, di averci, insomma, detto quello che pensi, insomma, la chiacchierata è stata molto piacevole e chissà, magari se ci incontriamo prossimamente nei playoff, pu puoi tornare per un'altra preview, che ne dici? Eh beh, se si tratta di farlo per il playoff, molto Va volentieri. Anzi, più volentieri ancora. grazie mille Massimo. Alla Bene, prossima. grazie a voi. Grazie, Ciao, ciao ciao. Massimo. Allora, Matte, a me è piaciuta molto questa intervista, diciamo così, questa chiacchierata, diciamo, Beh, te? parlare con Massimo è un piacere. Ripeto, io non lo conoscevo personalmente, ma sembra uno che ne sa, potrebbe vendere quello che sa. Anzi, mi pare abbia anche scritto un paio di libri, quindi. E li trovate su Amazon eventualmente, quindi è una persona poi disponibilissima perché comunque abbiamo contattato forse ieri e subito ci ha dato la disponibilità ad esserci, quindi. No, insomma, bello, tanta roba. Poi questa cosa qua di conoscere altre teste pensanti, o meglio, altre no perché noi non lo siamo, teste Esatto. pensanti di altre squadre, insomma, mi piace, ci piace, dai. Comunque, nel frattempo, possiamo dare qualche aggiornamento perché, mentre registravamo, insomma, si è svolto l'allenamento e tutto il resto, si è allenato Brian Bulaga, che ha fatto, dopo 3 settimane, insomma, di fermo, ha fatto soltanto la parte individuale, però intanto è tornato, è un piccolo passo. Come Sì, ti io non sembra? sapevo, era stato operato e che non lo sapevo, ok? Però ha fatto tutto quanto, non aveva nessuna limitazione, non aveva nessuna ginocchia contusa, quindi non so se giocherà domenica, però vabbè, in vista del suo ritorno, sicuramente a questo punto dopo il bye, e speriamo domenica sarà in forse e magari per San Diego magari ritorna. Secondo me dipende da quanto sono preoccupati della linea difensiva dei Rams. Non vorrei Sì. che, insomma, affrettassero il ritorno Ecco, io per non voglio che questo. affrettino il ritorno. Ecco, detto questo. No, perché ho già visto che l'hanno fatto in realtà, per esempio, anche con Barnett che ha giocato la seconda e poi non ha più giocato, o Però con Adams. era diverso. Insomma. Seattle insomma, era più di una partita di regular season, insomma, che ne dicessero, eh. Comunque, non si sono allenati Adams per il solito problema alla caviglia, Barnett problema al polpaccio e Ryan hamstring. Per oggi i tre assenti erano questi, insomma, speriamo non se ne aggiungano prossimamente.
E niente, io non ho detto il mio pronostico, poi l'ho chiesto a Massimo e sono scordato di dirlo. Tu lo so che non lo dici mai, dimmi solo se vinciamo o perdiamo tu. No, vinciamo, vinciamo, se, però punteggio basso, secondo me. Ok, io invece dico che Però vinciamo. magari 21 a 10. Per Così, la me, sparo lì. ecco, per me Toccati, eh. vinciamo. Sì, beh, ormai ce l'ho sempre lì la mano, non c'è Ah, problema. ecco, infatti. Per Sat... me vinciamo e vinciamo 27 a 14. E niente, io dico che ne abbiamo dette abbastanza, insomma, cosa dici? Ci Sì, aggiorniamo? assolutamente sì. Niente, dai, Matte, grazie e buona serata. Basta. Anche a te, ciao! Go back go. Come sempre. Ciao ciao. Ciao! How many times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now. Bears.